Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e finalmente questo è il video dei regali che ho ricevuto al compleanno. Inizio col dire che non sono tantissimi regali materiali perché la maggior parte dei miei amici hanno finanziato l'autobus fatto a discoteca e me l'hanno noleggiato e me l'hanno fatto trovare fuori dalla pizzeria come sorpresa. Infatti, per chi volesse vedere quella scena molto commovente, che io ho pianto come una fontana, vi metto il link qui del video vlog. E parte la. Insomma, me l'hanno regalato i miei amici e anche mia sorella. Adesso vi faccio vedere il primo regalo che si ricollega a quel video che, insomma, se volete vedere il vlog, vedrete anche questo regalo visto in diretta. Io ho pianto e mi erano cascate tutte le ciglia, cioè ero diventata tipo Joker, brutta frascica. Però dopo, insomma, ho tentato di restaurarmi, anche se st'autobus era un po' in movimento, vabbè. Me l'hanno fatto Denise, Franco, Betta e Mattia. Cioè, come se faceva a non piangere, raga. Praticamente è. Vabbè, siamo io e mio padre. E c'è la canzone che a me mi fa più ricordare mio padre. Non so per quale motivo. Da quando è morto, io sta canzone l'ho sempre associata a lui. E praticamente è partita sta canzone. E loro si sono presentati con sta cornice. Io ho pianto a dirotto. E sorprendimi. Sorprendimi con baci che non conosco, ogni notte stupiscimi. Se alle volte poi cado, ti prego, sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo. Amami. Vabbè, insomma, è stato un regalo bellissimo e non è, non è stato ripreso tutto di quel momento, però quello è il momento del vlog che più mi emoziona, mi lascia proprio, non lo so, non lo so, non lo so, è stato bellissimo. E quindi questo è il primo regalo. Ok. Spero che la batteria duri, anche se non credo, ma nel caso vado a ricaricare e torno. Allora, partiamo dal regalo di mia sorella. Mia sorella mi ha regalato Pinkie Pie. Pinkie Pie con attaccata al collo. Oddio, l'ho stuzzato già di rossetto. Con attaccata al collo il rossetto dell'edizione limitata di Miley Cyrus. Si chiama Viva Glam Miley Cyrus. Ed è quello che ho su indosso in questo momento. Non fa mezzumma troppo, che ancora mi devo fare baffi. Quindi, evitiamo. Il rossetto è questo qua. Aspettate, poser pony. È questo qua. Ok. Devo riprendere un po' l'abitudine di usare i rossetti accesi, che ultimamente usavo solo quelli bianchi, ma ce la posso fare. E poi mi ha regalato le Converse verde menta, che si chiamano Peppermint, tipo. E avevo salvato su Amazon sia quelle rosa che queste verdi. Quelle rosa me le ero comprate perché ho trovato l'offertissima dell'ultimo numero a 50 euro. Queste, vabbè, stavano 90, quindi ho detto: io braccino corto, Deborah, me le compri? Non ho i soldi. E lei me le ha comprate, quindi queste me le ha fatte mia sorella. Mi sono rifissata con queste maledette Converse, io pure. Poi mia sorella Giada mi ha fatto il Poison, il mio profumo preferito di Dior e preferito, l'ultimo, l'unico al mondo, cioè il mio cuore batte solo per questo, gli altri sì sono buoni ma nessuno è come lui. Infatti me lo volevo pure tatuata, perché vorrei, insomma, chiudere sto braccio con tutti i trucchi, cose, il Poison ci deve stare in mezzo, qua sopra ce lo fai scia finte, vabbè, non lo so, sono matta, vedremo. E insomma niente, lo amo follemente. Cioè, c'è niente da fare, lo amo. E insieme a Tommaso mi hanno regalato 4 pacchi di sigarette che sono già finiti. Quindi morirò molto presto. La mia amica Alice, la ragazza da di Macerata, e tra l'altro l'avete vista nel vlog, mi ha cantato pure la canzone. Mi ha regalato questo blacciale. Oggi sono pure cinese, mi improvviso un po' tutto. Gnappa cinese. Ding.
regalato sto bracciale che l'ha fatta la mamma dell'amica sua e ci ha messo le iniziali nostre, la M e la A, ed è bellissimo. L'ha portato pure a mie sorelle e a mia madre. E poi mi ha fatto sta borsa bellissima, tutta leopardata, quindi molto in stile Buttons, molto battonica, Buttons da combattimento, ed è fatta a mano perché dice là dove abita lei, praticamente ci stanno un sacco dei negozi che fanno borse, portafogli, tutta roba fatta a mano, tipo artigiani, cose così. E mi è piaciuta tanto. Quindi amo, te mando un bacio, torna presto che tocca a fa baldori, eh. Poi, il fidanzato della mia amica Giada, che anche Giada ha fatto il pulmino là, mi ha regalato questa collana meravigliosa, guardate che bella, come luccica, e la marca è Sodini, e stava dentro questa bellissima pochette, nella busta della busta, vabbè, tipo così, insomma, guardate che carina pure la pochette. Fatta così, quindi ringrazio Patrizio, se guarderai mai sto video ti saluto. Te farò presto una torta. Poi, oddio, c'ho una paura di perdere le mie cose. Ah, ok. Una gnaffa che ormai è affezionatissima da anni è Giulia e mi ha regalato la cornice. So un po' di volte che mi scrive sia su Instagram che su Facebook. Ti è arrivata, ma io zitta zitta per cavolo fa vedere il video. E la cornice è questa qua, l'ha fatta lei. C'è il bacio, la scrittina mia, il rossetto, il fiocco e sulla panna ci stanno tutti i strass. Quindi io la ringrazio tantissimo, ci metterò proprio una foto del compleanno e lei come sempre fa il biglietto e mi lascia il suo bigliettino da visita, quindi io c'ho problemi a dirvelo che se la volete cerca su Facebook, si chiama La Piccola Artigiana. Grazie, amore. Poi ci ho avuto la fortuna di avere due regali da due componenti della Gnappa Family che sono proprio, penso, i più accaniti. Allora, una è Karin che mi ha regalato, a parte la scatola, cioè io sono rimasta, beh, mi scrive sempre tante lettere e quindi, cioè, sei amore mio. E poi ci sono rimasta perché mi ha scritto, lo so che ti fanno schifo, scusa, si riferiva alla scatola che hai farfalle. Perché io odio le farfalle disegnate, non disegnate, mi fanno proprio schifo. Però, cioè, di solito, cioè, se non fosse stato suo regalo non avrei toccato nemmeno la scatola. Però è stata dolcissima, quindi meriti che io tocco la scatola. Allora, all'interno ci sta. A parte, vabbè, questo l'ho trovato nell'ovo di Pasqua, perché dentro sta scatola c'era pure l'ovo di Pasqua dei Boni, è un portachiave. Vabbè, il rossettino di Essence si chiama Adorable Matte 14 rosso, lucida labbra XXL Shine, una matitina marrone di Essence, l'I Love Stage che è il mio primer preferito, questo ombrettino, questo 3D, il marrone e il beige, la pinzetta per ciglia finte, sì, per ciglia finte perché io ci applico le ciglia finte, allora ho collegato. La pinzetta per sopracciglia, che tra l'altro a me mi servono perché, a parte tutte quelle che ho, io disintegro la punta. Pure mi vado a fare sopracciglia e non strappano peli. Non ho mai capito, no, non ho ancora capito perché. E poi perché butto di qua e butto di là. Poi c'è lo specchio dei cliché con tutti i strassini viola. Il Miss Manga, che tra l'altro avevo quasi finito, meno male, è il mio mascara preferito e voglio provare pure quello giallo, ma ancora non lo trovo nei negozi, quello nuovo che è uscito. Cioè il packaging è giallo, non vado in giro con le ciglia gialle. E poi due braccialetti fantastici con i fiocchi, quello nero e quello verde. Cioè io l'estate uso un sacco l'accessorio e mi piacciono proprio le braccia piene dei bracciali, quindi li userò un sacco. E poi mi ha regalato il Poison, cioè io contentissima. Cioè, più Poison c'è, meglio è. Cioè, senti qua, oh. Non so, proprio irresistibile. Mamma mia. Grazie, amo. E l'altro
l'altro componente è Mario, che ho avuto anche il piacere di conoscerlo di persona perché mi è venuto a trovare, ho conosciuto anche la mamma. Allora, praticamente Mario mi ha fatto arrivare un pacco e dentro c'è scritto: c'è posta per te. Apri, c'è scritto ti amo. Dentro, vabbè, c'è la letterina fantastica, ha scritto ti amo in tutte le lingue del mondo. E poi c'era il regalino, che è questa, vabbè, faccio vedere la bustina de Swarovski. Il regalino ce l'ho qui perché l'ho messo al mio compleanno. Ed è questo bracciale stupendo. Fatalità, stava perfetto, cioè perfettamente in abbinanza con il mio outfit, che è un vestito di Liugio tutto nero con una piastrina qua oro, e le scarpe ce l'avevo nere e oro, cioè nere con il dettaglino oro, e c'avevo pure il fiocco nero oro, quindi cioè stava da paura. E quindi niente, è bellissimo, ti voglio bene. Altri miei due gnappi mi sono venuti a trovare prima di Pasqua, cioè logicamente prima del compleanno mio, e mi hanno portato pastarelle, a pianta a mia madre e regalo a mia sorella, che tra l'altro vi ringrazia, e il mio regalo di compleanno. Loro sono Daniel e Rodolfo, gli mando un bacio, che poi tra l'altro quando li stavo a riaccompagnare all'autobus si è fermato un ex mio storico, cioè tipo dell'anni di Cristo, ci sarà accollato, noi là così, mamma mia, stavamo a tagliare quel giorno. E mi hanno regalato gli orecchini e l'anello di Guess. Guardate quanto sono belli. Non so se costano. Ecco, li ho ricomposti. Sono questi qui. In realtà stavo facendo tutto ciò in buona fede perché ho le luci sparaflesciate e volevo far vedere il colore. Non si vede comunque, ma sono tipo rosa confetto. E mi hanno un bacione grandissimo anche a loro. E è il momento di arrivare agli ultimi regalini. Allora, questi tre fiocchi me li ha regalati la ragazza che mi fa i fiocchi, cioè insomma la ragazza che fa i fiocchi che io compro. Allora, si chiama Ila Bijou su Instagram, quindi se la volete andare a vedere è scritto in grande Ila Bijou, e mi ha regalato il fiocco per il mio compleanno, che è questo qua nero e oro. Questo qui leopardato, che posso benissimo abbinare alla borsa di Alice. E questo qua nero col pizzo pesca. Ormai io e lei siamo in una sintonia che parliamo dei fiocchi H24 e il tempo passa e a noi non ce ne frega niente. Ciao, mo. Poi, oddio, qua ci ho lasciato i capelli perché ho messo sti fiocchi, però vabbè, sono dettagli. Allora, il mio fidanzato mi ha regalato questa borsa qui, piccolina, che tra l'altro oggi ho usato, e è veramente carina, tutta in plastichetta dura, però è tipo fantasia pitonata, si chiama, boh. Questa qua, e la marca è Angel. Che sta, è un negozio che sta sulla Casilina. Si sta scaricando la batteria. E poi, se dura, mi ha regalato. Questa era la scatolina della borsa. Mi ha regalato quattro fiocchi anche lui. I fiocchi in questione sono questo qui rosso, con la coroncina. Questo qui verde, con l'ala dell'angelo sotto. Questo qui con sta fantasia bordeaux, che è tipo mezza piedi pull, e la crocetta. E questo qui beige con il fiorellino. Mi sto impicciando e farveli vedere. Questo qua col fiorellino. Arrivando all'ultimo regalo, che è quello della mia mami, mi ha regalato una montagna di fiocchi, che inizialmente io l'avevo presi per autoregalarmeli, poi mi ha ridato i soldi, più me ne ha comprati altri. Poi vabbè, mia madre insomma vabbè, mi ha pagato i capelli, tutte cose. Però il regalo ufficiale sono questi fiocchi, e ve li faccio vedere. Cioè, ragazzi, i fiocchi sono il mio tesoro. Allora,
Abbiamo questo qui bianco con i fiorellini, questo qui blu, questo qua giallo che ha il cuoricino, che poi se vi piacciono sti fiocchi potete farvi collane, bracciali, di tutto e di più e li scegliete istantanei e lei ve li fa, quindi potete scegliere anche il ciondolo che vi pare. Questo qui pesca che io chiamo corallo, con la perla, col pizzo bianco, cioè bellissimo. Questo qui che ho in testa, fucsia, con le C di Chanel. Questo qua, rosa, con lo stesso nastrino di prima, che è simile a Piedi Pool, cioè forse è Piedi Pool. Che poi non capisco perché si chiama Piedi Pool, cioè che nome di merda. Questo qua verde semi-militare, cioè oddio, dal vivo è militare, ma in videocamera lo vedo un verde pistacchio, verde caccola. Questo qua rosso che avevo nel video precedente, che ci avevo attaccato sulla canotta, che è bellissimo. Questo qui, guardate il dettaglio al centro, che bello. E questo rosa, fatto così, e questo lilla, cioè guardate pure questo lilla, che bello. Ne dovrei avere un altro grigio nella borsa. Aspettate che lo cerco. Dopo una lotta furestica con la mia borsa, sono riuscita a tirare fuori il fiocco grigio. E questo è l'ultimo fiocco, come vedete c'ha pure la perlina. Sto matta totalmente per questi fiocchi. E niente, questi sono stati i miei regali del compleanno. Mi viene sempre i miei regali di Natale. No, non è Natale, ma sono dettagli. Guardate che carino il mio vestito, tutto con i rossetti per rimanere in pandan col canale. Mi è dispiaciuto tantissimo che non c'è potuta stare la mia amica Luna, però purtroppo lavorava e è partita. Mi dispiace pure che non c'è potuta stare la mia amica Chiara, ma non stava tanto bene di salute. Infatti non vi ho mostrato il suo regalo perché ancora me lo deve dare. Magari ve lo mostrerò in un altro video. E ringrazio sia Andrea che Luna che hanno fatto un mini video e me l'hanno, cioè insomma l'hanno dato ai miei amici e me l'hanno messo sull'autobus. E niente, è stato un compleanno bellissimo, uno dei più belli della mia vita perché mi sono sentita proprio coccolata. Poi mi hanno fatto uno striscione mai sola mai, era mai sola mai, sì, perché è un gioco di parole, mi era di mia sola mai, capito? Invece è mai sola mai, perché una volta ho scritto su Facebook mi sento sola e i miei amici si sono sentiti molto risentiti di questa cosa e mi hanno fatto pure uno striscione con tutti i fumogeni giallorossi perché sono sfegatati da Roma loro. E niente, io li ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio voi della Gnappa Family per gli auguri, per i tag su Instagram, le foto, i consigli del vestito, cioè veramente grazie, grazie, grazie. E niente, io concludo questo video dicendo: Autista, sposta quel bus!